Tra poco commentiamo le dichiarazioni di Torrette, però come dire, volevo fare una domanda per conoscere meglio il personaggio Emanuele Arciuli, ricordo pianista e concertista di fama internazionale. Quando sei fuori, quando sei così lontano, come fai a saperti, come ti nutri del tifo biancorosso? Beh, in effetti no, questo è interessante perché io sono innanzitutto un appassionato del Bari e poi del calcio in seconda battuta. Beh, in alcuni casi non le vedo le partite, però di solito riesco sempre a registrarle su Sky, anche a distanza col computer, riesco ad andare sul mio My Sky e quindi me le vedo sempre. Credo di aver perso negli ultimi 4-5 anni, quindi dai tempi di Conte, diciamo, quasi nessuna partita. E poi quando ero più ragazzino, io ricordo le leggendarie radiocronache di Sei Michele già Salomone. risultato quando vedi le partite, no? Nel No, senso quando le registri beh, come se fossi in tempo. dipende da quanto tempo è Dalle passato, sei, insomma, infatti. sì, ma di solito sì, perché comunque guardo sempre poi al computer che il La risultato ha cosa più fatto il strana che hai Bari. fatto da tifoso del Bari, qual è stata? Bah, insomma, Considerata la tua professione, la tua attività, insomma. ma non ci sono state cose strane. Forse la cosa più originale è proprio la mia presenza a una trasmissione sportiva, diciamo, quindi quella di oggi che mi diverte molto, insomma, di cui ti ringrazio. Non è che la vigilia della partita qual collaboratore da dietro alle quinte ti ha fatto vedere il risultato No, e ti ha beh, mandato. no. Va bene. 080 501 9998, l'analisi di Torrente, Gigi. Ma Enzo, è chiaro, chiaramente anche lui in questo momento invoca la fortuna, le disgrazie e roba del genere, però bene o male, la domenica prima, con il giorno, la gara prima, con i rincalzi avevamo vinto giocando discretamente, però purtroppo. Lui deve avere il coraggio di dire che in casa soffriremo, almeno quest'anno soffriremo fino alla fine, perché la squadra è incapace di avere una padronanza del gioco, insomma. C'è un amico in linea, pronto? Enzo, Ciao, ciao. sono Gennaro Bafù. Gennaro, ciao. Buongiorno a tutti, tifosi del Buongiorno. Bari e al tifoso che è il nuovo ospite che avevamo oggi, con Salve. saluti a Gigi. Grazie. Enzo, Gennaro lo conosci, sì, personaggio tipico del TV Sport. Enzo, mi viene da ridere, la fortuna fino adesso l'ha aiutato parecchie volte a Sì. Torrente, però voi leggendo la partita ieri, come si fa a vedere un tecnico che parla della squadra che deve giocare, no? Che tregi e non tregia quello che c'ha in casa. Dopo, durante la partita, non vede il Barca delle cose veramente da Che aggiustare. avresti fatto? Dai, Alla Gennaro, ti fine, facciamo fare l'allenatore per 30 secondi. Cosa avresti fatto ieri da allenatore? l'allenatore, quando ha visto che sta in difficoltà con i cambi, perché prima non c'aveva uno contro uno, aveva Rivas, non c'aveva il forestiere, Rivas lo doveva mettere subito, almeno due se li portava presto. Invece di tenere uno come il palo, avanti, non faccio nomi perché mi dà fastidio fare nomi di giocatori. E così quando la situazione non andava come doveva andare, doveva dire ai giocatori tenere palla, perché in questo momento, in questo Facciamo caso, 0-0. ci Grazie dava Gennaro, ridere. per il tuo intervento. Rivas l'avresti messo ieri? Mi Ma Enzo, assentano sempre ragione, facciamo questa premessa, però bisogna vedere le condizioni. In una difesa come quella schierata poteva essere il punto di rottura. Chiaro, a quel punto, il momento in cui è uscito Scavone in centrocampo, se decidi di vincere la partita, a quel punto l'unica scelta era quella Senti, di. io ho pensato a te quando ho visto giocare con il Verona Pugliese, perché è uno di quei classici giocatori che piacciono a Gigi, che fanno tanta gavetta in provincia, Monopoli, Noi Sì, però Cattaro. Enzo, questi ragazzi dell'entroterra, Pugliese di Turi, il terzino del Pescara di Bitonte, insomma, alla fine ti rendi conto che con un pizzico di cognizioni in più e di qualche valutazione. Tu Pugliese 3-4 anni fa con un'insalata lo prendevi dal Monopoli, perché Certo. Monopoli lo aveva anche offerto al Bari, però è inutile che stiamo a parlare. Il problema è che questi a 26-27 anni con molta umiltà riescono ad emergere, e in contrapposizione c'è gente che l'anno scorso ha giocato in Serie A, mi riferisco a Strambelli, che adesso milita in Eccellenza. Queste le cose negative di questo rapporto societario. Emanuele Arciuli annuiva mentre parlava Gigi Presini, in effetti è un po' la nostra croce questa, no? A noi piacerebbe vedere dei ragazzi baresi, perché siamo convinti che i baresi possano dare sempre qualcosa di più, però. Beh, tra l'altro noi siamo una squadra che storicamente ha avuto un sacco di baresi in formazione, ai tempi di Catuzzi per esempio, e anche dopo c'erano i vari Losseto, De Trizio,
Caricola, Cuccovillo e tantissimi altri. Adesso è molto più difficile perché, come abbiamo detto, non esiste un settore giovanile, non si è deciso di investire in una cosa importantissima nel calcio, soprattutto in tempi di crisi economica, perché ovviamente il settore giovanile consente di avere giocatori che praticamente non sono stati quasi pagati, ma questo fa parte di un complesso di problemi societari, di gestione societaria, di errori, secondo me, che sono stati fatti negli ultimi anni.